Il parco archeologico di Sentinum sorge in prossimità del luogo presso il quale si svolse la celebre battaglia del 295 a.C. fra Romani e una coalizione di Italici e Galli, che consentì ai Romani il predominio sul Piceno e sull'Ager Gallicus. In località Santa Lucia si apre il grande foro. Accanto è presente un edificio termale del quale sono visibili degli ambienti con sospensure. Le strade sono coperte da basolato che conserva ancora le tracce delle ruote dei carri. In un'insula della città è stata rinvenuta una fonderia per il bronzo. Dalle scorie e dai frammenti di sculture si può ipotizzare che da un'officina simile possano essere stati creati i famosi bronzi di Pergola. Nel Museo Archeologico di Sassoferrato sono esposti i materiali provenienti dal centro romano, rilievi, monumenti funerari, sculture in marmo, ma anche il frammento di una deliziosa statuetta in alabastro raffigurante Iside, bronzetti votivi e resti di mosaici. Del famoso mosaico con Aion, il dio del tempo eterno, si conserva solo una riproduzione. L'originale è ora conservato a Monaco di Baviera.